L'ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Non è ancora ufficiale, ma Maurice Carrozzieri si può ritenere un giocatore del Palermo. L'accordo tra Palermo e Atalanta è già stato trovato, mancano solamente gli ultimi dettagli per ufficializzare l'affare. Carrozzieri firmerà un contratto triennale e percepirà circa 650.000 euro a stagione. Il Palermo invece verserà nelle casse dell'Atalanta 4 milioni di euro. Con l'acquisto di Carrozzieri la campagna acquisti del club rossanero volge al termine. Il DS rosanero Rino Foschi rivela che il Palermo non è più interessato a Berami. Non interessa più al Palermo, ha detto Foschi. Inizialmente, visti i buoni rapporti con la Lazio, ci eravamo resi disponibili per aiutarla. Poi però la situazione è divenuta troppo complicata e ci siamo tirati indietro. Non vogliamo entrare in cose più grandi di noi, visto che c'è una dura querela tra lo Tito e l'entourage del calciatore. Quando abbiamo sentito parlare di ricorso alle vie legali, ha aggiunto Foschi, ci siamo ritirati. Foschi ha anche assicurato che Roberto Guana non si muoverà da Palermo. Il centrocampista, infatti, a detta del DS Palermitano, non è stato richiesto dalla Fiorentina. Ultimo giorno oggi per la risoluzione delle varie comproprietà. Il Palermo ha rinnovato la compartecipazione con il Lecce per il centrocampista Gianni Munari, che anche il prossimo anno giocherà con la maglia giallorossa. Probabile soluzione anche per Masiello, sarà rinnovata di un altro anno la comproprietà con l'Udinese, infatti, così anche per Andrea Bovo con il Padova e Bonanni con la Sampdoria. Dopo Carrozzieri, Rino Foschi avrà necessario bisogno di sfoltire la rosa. Innanzitutto c'è da trovare una sistemazione al centrocampista bresciano. Il giocatore ha più volte espresso la volontà di andare via. Non sono ancora arrivate offerte allettanti per il calciatore australiano. In bilico anche il futuro di Edinson Cavani. Il Matador vuole giocare, ma considerato il sovraffollamento di punte, rischia di giocare ancora un altro anno con il contagocce. Sulla punta c'è anche il Bologna. Ieri a Pisa è nata Matilde, primogenita del difensore rossanero Ciro Capuano. A darne notizia il sito ufficiale del Palermo. A mamma Lisa e a papà Ciro vanno gli auguri della redazione di StadioNews.it. Per la nota agenzia di scommesse Kursal Bookmaker, Spagna e Germania sono favorite nelle semifinali di Euro 2008 rispettivamente contro Russia e Turchia. Il successo dei tedeschi contro i turchi è quotato 1.60, il pareggio a 3.50, mentre la vittoria della nazionale di Tarim a 7.50. La vittoria della Spagna è quotata invece a 2.10, il pareggio a 3.25, infine il successo dei russi a 3.40. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.